Marcello Antonelli, lei ha detto non condivido il modo con cui il partito vuole avviare questa discussione per la scelta del candidato sindaco, ma è solo questo il motivo? Una lettera per dire a Forza Italia che sta sbagliando tutto, alla dirigenza di Forza Italia soprattutto, di aver completamente abdicato rispetto al ruolo di guida che doveva avere in questa città, non riconoscendo i meriti, non riconoscendo il lavoro svolto in Consiglio Comunale, sottraendosi a un dibattito sulle cose da fare, che io pure ho sollecitato nel corso di questi anni. E l'idea poi di determinare la scelta di colui che dovrebbe guidare la più importante città d'Abruzzo attraverso un non meglio precisato sondaggio telefonico che, come ho scritto nella lettera, può essere utile per vendere pentole, non certo per individuare la migliore soluzione per Pescara, io dico anche per l'Abruzzo, perché Pescara è un riferimento importante per tutto l'ambito regionale. Qual è stata la reazione dei vertici del partito a questa lettera? Ha sentito Pagano, il coordinatore provinciale Carlo Masci? No, non ho sentito nessuno. L'unico con cui ho interloquito è il mio amico Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, che credo sia stato anche l'unico ad avere la sensibilità di affrontare questo tema. Peraltro, insieme a me, nei mesi passati aveva più volte sollecitato iniziative in questo senso. Marcello Antonelli approderà alla Lega? Marcello Antonelli continuerà a fare politica nel centrodestra, perché questa è la mia coalizione, non mi sono mai dissociato da essa. L'opzione Lega è un'opzione sul tavolo, ma io spero che si possa fare un ragionamento a 360 gradi all'interno della nostra coalizione per le migliori scelte per Pescara, perché Pescara merita di più di questa sciaguratissima amministrazione che per fortuna ci lasceremo alle spalle, ma che noi dovremo essere in grado di sostituire con un governo degno delle aspettative di Pescara e dei pescaresi. Questo è quello che sollecito, un dibattito sui programmi, sulle scelte strategiche e poi sull'individuazione degli uomini. Per ciascuno di noi parla la nostra storia, quello che abbiamo fatto. Io sono stato in Consiglio Comunale a fare il mio dovere, a guidare l'opposizione ad Alessandrini, ad Alfonso e a tutto ciò che il PD ha rappresentato in questi anni. Credo che tanti altri, che pure si autocandidano a ricoprire anche il ruolo di segretario generale dell'ONU, tutto questo non l'abbiano fatto. Io spero in una società e in scelte che in qualche modo riconoscono i meriti, le competenze, l'esperienza, la serietà. Solo questo.